A mio personale, a nome della Giunta, del Consiglio Comunale e tutti i cittadini. Per me è un grande piacere questa sera essere qui, vista pure tutta la gente che c'è, è un piacere per l'amministratore di un piccolo comune di ospitare un evento così importante. Certo, avremmo preferito farlo fuori, questa iniziativa, perché volevamo far per noi è anche un'azione di marketing questa serata, volevamo far conoscere bene e meglio il nostro paese, però diciamo dopo magari si può uscire, vediamo la bella piazza che abbiamo e non solo. Per noi, non dico solo per Trecchino ma per l'intera area, è un momento particolare, questo periodo è un periodo particolare perché stiamo affrontando. Abbiamo fatto una grande scommessa e stiamo affrontando questioni molto importanti. Abbiamo costituito da pochissimo l'Unione dei Comuni, diciamo la prima vera Unione dei Comuni costituita, che tiene dentro tutti i comuni della Valle del Noce e tiene dentro poi i due comuni, due Castelluccio e Latronico. Questa dimensione che ci siamo dati è una dimensione per noi, diciamo, che ha una certa valenza, perché teniamo dentro a questo perimetro, teniamo dentro anche altri livelli di programmazione, quindi non solo le funzioni che sono indispensabili, soprattutto per i comuni piccoli, l'obbligo di associarsi, ma per noi diventa importante l'unione, questa dimensione d'unione pure per quanto riguarda la programmazione. Una delle programmazioni che stiamo facendo insieme è il sistema turistico locale, l'STL, che tiene dentro, andiamo noi dal mare di Maratea alla montagna con il Sirino, le terme di Latronico, tutto ciò che è la collina, diciamo, i prodotti tipici, l'agroalimentare, tutto quello che diciamo, possiamo tenere dentro un unico calderone per fare una proposta turistica che non sia solo una proposta che duri il mese di agosto, ma che offra la possibilità alla gente di poter venire su questo territorio, diciamo, più mesi all'anno. Questo è un aspetto, poi ci sono tante altre situazioni, stiamo collaudando, perché già eravamo organizzati il sistema locale per quanto riguarda i servizi, quindi c'è una serie di azioni che stiamo mettendo insieme. Per la prima volta dopo tanti anni abbiamo in qualche modo cancellato virtualmente i confini dei paesi per fare questo grande territorio, cioè un'unica programmazione. Io mi fermo qua perché giustamente è giusto che il Presidente spieghi quelle che sono anche le programmazioni regionali. Saluto a tutti voi e vi aspetto in un'altra occasione per visitare bene e meglio con senza pioggia. Allora, proverò ad essere quanto più veloce possibile. Dovevamo scegliere tra tutte le attività portate avanti dalla Giunta regionale una serie di provvedimenti. Per evitare un'elencazione abbiamo provato a ragionare diversamente. Intanto abbiamo voluto chiamare questo incontro la bella stagione, un po' per ovviamente celebrare il lavoro fatto, ma anche perché, a parte oggi, diciamo, si sta rivelando anche una bella stagione dal punto di vista turistico. E abbiamo provato a raccontare questo anno e mezzo, questo scampolo di legislatura, attraverso le parole che speriamo i giornali non debbano più utilizzare, i giornali e le televisioni. Provo a raccontarvele velocissimamente. Digital divide, che è una parola che abbiamo sentito molto. È stato sostanzialmente azzerato il digital divide di prima generazione, siamo al 95% di copertura del territorio e la banda ultralarga entro il 2016 sarà in altri 64 comuni, quindi avremo una quasi totale copertura addirittura in banda ultralarga. COPES è stata un'altra parola
parola che abbiamo sentito molto negli ultimi anni, diciamo che viene finalmente sistematizzato il problema legato agli ultimi attraverso un provvedimento che mette la regione Basilicata all'avanguardia in Italia con l'istituzione del reddito minimo. Ancora, chiusura presidi, la politica regionale è stata quella di non chiudere alcun presidio ma sostanzialmente di dargli una specializzazione ed una razionalizzazione, perché questo chiaramente era un tema molto caro ai cittadini. Ancora, commissario, anche qui tanti anni appresso a un commissario dopo l'altro, l'idea dopo tanti anni è quella di fare gli amministratori unici, ottenendo sia una spending review ma anche e soprattutto il superamento di questa gestione, come dire, sempre complicata dei commissari. Ritardo nei pagamenti, questo è un dato molto molto importante, le imprese fino al 2013 sostanzialmente erano affogate dai debiti, oggi è stato pagato tutto il 2014 e si sta completando i pagamenti fino al giugno 2015, questo chiaramente significa immettere liquidità nel sistema. Sono stati ridotti i tempi di liquidazione delle fatture, pensate, c'era un periodo intorno al 2012 in cui erano 180 giorni, oggi in alcuni casi si arriva anche a 30 giorni. Patto di stabilità, anche questa è un'altra cosa che è stata sostanzialmente superata grazie al pareggio di bilancio, il bilancio in realtà era in perdita di 300 milioni fino al 2013, è stato ridotto a 100 milioni, nel 2015 sarà completamente azzerato. Dissesto idrogeologico, la Giunta mette in campo azioni per 18 milioni di euro, già messe in campo, ma c'è un piano molto più importante da 200 milioni di euro con la Banca Europea degli investimenti che sarà coperto al 50% con i fondi FESR e con l'IRES proveniente dagli investimenti dei petrolieri. Isolamento, anche qui si sta cercando di fare il massimo, è stato firmato all'inizio della legislatura un accordo quadro con l'ANAS per 1,9 miliardi che sostanzialmente comprende tutti i più grandi investimenti in regione per superare quello che è un problema endemico della Basilicata. Quattro infrastrutture viarie importantissime avviate, già alcune con i cantieri, nuovi treni per Roma dal 1 gennaio 2016 e un complessivo riassetto della modalità e dell'intermodalità, cioè il rapporto tra i vari mezzi di trasporto nella regione. Anche un po' l'idea che la Basilicata non si sappia nemmeno dov'è, fino a qualche anno purtroppo era ancora così, oggi tra Matera 2019, le tante sfide, anche la visibilità che abbiamo avuto ad Expo, in qualche modo diciamo, questo problema è superato, ormai sanno tutti dove è la Basilicata e lo sanno anche molto bene. Ritardi sulla programmazione europea, la programmazione 2007-2013 scontava un ritardo di 3 anni, questo significa che i primi bandi erano stati appunto banditi nel 2009, questa legislatura praticamente il 1° settembre partono già dei bandi della nuova programmazione. Legge 22 era una legge vecchissima che non piaceva più a nessuno, attraverso un momento di concertazione molto forte con le associazioni e con gli operatori dello spettacolo, dopo 27 anni è stata varata una nuova legge sullo spettacolo per agganciare ovviamente il cambiamento, le opportunità nazionali e comunitarie. Alluvionati, fino a qualche mese fa, dal 2003 ancora qualcuno aspettava dei rimborsi per gli alluvioni, sono stati pagati 2003-2005 ed entro l'estate è stato dato già il via all'istruttoria per le calamità quelle più recenti, per un totale di 4.100.000 euro. Questo 707 Odissea sui binari era un hashtag, era un tweet molto utilizzato da diversi giornalisti ma anche da molti cittadini per segnalare i disagi sulla linea Potenza Foggia. Oggi, proprio in questi giorni, sono stati avviati i cantieri per sistemare, per dare la possibilità a chi viaggia, ai tanti pendolari che viaggiano sulla Potenza Foggia, di far diventare quell'Odissea diciamo un viaggio. Abbiamo provato anche a scherzare un po' con Bolognetti, sapete, lo conoscete, si batte molto sul tema dei rifiuti e diciamo che abbiamo voluto scherzare perché abbiamo cercato di togliergli un po' quella che era la sua polemica più importante. Infatti è stata aggiudicata la redazione del piano regionale dei rifiuti e proprio il 10 agosto, lunedì, va in consiglio un DDL su disposizioni urgenti legate alla salvaguardia ambientale e alla gestione del ciclo dei rifiuti. Sicuramente Bolognetti sarà contento di questa cosa. Crisi del mobile imbottito. Finalmente è stato firmato un accordo per 40 milioni di euro che dopo 10 anni speriamo faccia ripartire il settore dando lavoro a tantissime
persone. La formazione, un tema endemico, sono 10 anni che si dice che la Basilicata ha sprecato le risorse, nella formazione non è stato fatto nulla, nessuno ha trovato lavoro. Bene, finalmente si mette mano alla formazione, si rivoluziona proprio l'approccio che adesso diventa legato ai temi, ai momenti in cui c'è una transazione nella vita delle persone, e la nuova legge che è stata approvata proprio qualche giorno fa, che è la SIAP, mette mano seriamente e rivoluziona appunto il settore della formazione orientandola al lavoro. Costi della PA, su tutte le centrali di costo fortissime azioni di spending review per ridurre la spesa corrente. Ridurre la spesa corrente significa poter fare più investimenti e poter fare, diciamo, moltissime cose più importanti. Poi ci sono alcune parole invece che noi speriamo che si sentano sempre di più nei prossimi mesi, sono le parole che a livello nazionale si sentono già, ma in qualche modo iniziano a sentirsi anche in Basilicata. Una su tutte, per esempio, start up. Abbiamo un dato che è molto importante: in Basilicata, dato primo trimestre 2015, aumentano del 56% le start up lucane iscritte ad un registro apposito a livello nazionale. Inoltre, grazie a 3 misure, che sono la misura start up, i fondi di venture capital e il bando nuovi fermenti, diciamo, la Basilicata inizia seriamente a puntare sull'innovazione e sulle idee dei giovani. Scuola di restauro, un'altra bella notizia: a livello nazionale apre la nuova sede di Matera della Scuola di Alta Formazione per la Conservazione e il Restauro, dopo 7 anni, diciamo, dalla prima convenzione, dal primo incontro. Energie alternative, 10.000 domande presentate, 1.100 interventi finanziati per risparmio energetico, questo per quanto riguarda le abitazioni private, ma c'è tantissimo altro. Nel 2013 48 progetti su 110 per invece l'efficientamento energetico degli edifici e dell'illuminazione pubblica, nel 2015 ancora 22 comuni, quindi un totale di 70 progetti finanziati. Occupazione stabile, con il bando incentivi all'occupazione stabile sono stati già firmati 682 contratti a tempo pieno indeterminato, ma l'idea è quella di portarli attraverso i fondi della nuova programmazione fino a 1.800 nuovi posti di lavoro, quindi una misura regionale che direttamente produce 1.800 posti di lavoro, quasi una grande azienda che decide di venire qui. Distretti, tutta la programmazione, ecco, questa è un po' la risposta a chi dice che, diciamo, in Basilicata non c'è una visione legata al futuro. I cluster, i distretti, sono stati individuati finalmente 5 settori strategici su cui investire, quindi tutte le prossime azioni, le prossime risorse legate alla programmazione europea saranno focalizzate su questi 5 settori, poi magari ci torneremo. Progetti integrati di filiera, si ricomincia a pensare all'agricoltura non come tante singole azioni, ma come azioni integrate legate alle filiere, che sono poi le filiere dei prodotti agroalimentari. 70 milioni già spesi su 90, stiamo recuperando, devo dire, un po' di ritardo che c'era sulla spesa. 5 filiere regionali sono stati ammessi 552 progetti, mentre per le filiere territoriali 569. Giovani in agricoltura, anche qui 751 giovani si sono insediati grazie a bandi regionali e sono stati spesi 135 milioni di euro su 208. Alcuni dati, e chiudiamo, prima di dare la parola al Presidente e quindi poi ai giornalisti, alcuni dati che, diciamo, rispetto a uno Svimez che fa una fotografia impietosa del Sud, ma probabilmente non mette in evidenza che non c'è solo un Sud, ma ci sono tante situazioni di Sud, abbiamo dei dati della Basilicata che ci dicono anche qualcosa di diverso. Alcuni potrebbero sembrare ovvi, però in realtà tanto ovvi non sono. Un andamento delle esportazioni che porta la Basilicata al più 145% nel primo trimestre 2015 rispetto al primo trimestre 2014, sebbene qualcuno possa dire è la Fiat, però la Fiat intanto ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo noi, non ce l'ha qualcun altro. Guardate la Puglia, si riduce, sale di pochissimo il mezzogiorno è un più 2%, Basilicata è un dato importante. Ma anche questo è un altro dato molto importante sull'occupazione. Si dice in Basilicata non c'è occupazione, intanto diciamo che la Basilicata rispetto al momento in cui è iniziata la crisi, parliamo del 2007-2008, recupera un 3,9%, la Campania rimane sostanzialmente a zero, la Calabria addirittura meno 1,9%, quindi continua sostanzialmente il periodo di crisi. Guardate questo, un altro dato. Basilicata, tasso di occupazione 14,9% rispetto a un mezzogiorno che è ancora fermo al 20%, questo ovviamente porta giù anche il tasso di occupazione femminile, che passa dal 18%
di disoccupazione, chiedo scusa, femminile, che passa dal 18,3 al 16,2, anche qui nettamente migliore rispetto al dato del mezzogiorno, e anche a quello giovanile, che purtroppo rimane molto molto alto, sia al mezzogiorno che in Basilicata, siamo al 46%. Per finire, ultime due slide, questa è una slide molto significativa per chi dice che chiudono molte aziende. Allora, la riduzione dei fallimenti e dei concordati fallimentari in Basilicata nell'ultimo anno, 2015-2014, si è ridotta del 50%. Guardate la Puglia, in Puglia falliscono il 60% di aziende in più in un solo anno. Chiudiamo con questo, che è un rapporto del Sole 24 Ore. Che cosa dice? Che la Basilicata in Italia è al terzo posto, per un dato che può sembrare, come dire, per addetti ai lavori, ma in realtà non lo è. È il rapporto tra le tasse che paghiamo e il livello dei servizi. E per pensare che la Val d'Aosta sta all'ultimo posto, significa che in Val d'Aosta c'è un ospedale solo. In Basilicata ci sono, credo, 20 presidi sanitari. Cioè, sostanzialmente, gli sportelli postali, tutto ciò che è servizio al cittadino sul territorio. Vabbè, qui andiamo avanti, perché diceva il Presidente ci sarà modo di parlarne dopo dell'assestamento. Grazie. Buonasera a tutti. Come avete compreso, si tratta di una iniziativa particolare, un tagliando di buona amministrazione che il Presidente Pittella abitualmente fa a metà di ogni anno. L'altra metà la riserviamo alla conferenza di fine 2019. Vi presento tutti i direttori di testata. Clemente Carlucci, guardando da sinistra, della Nuova Basilicata. Lucia Serino, del Quotidiano. Il Presidente, ovviamente, Rossella Tosto di TRM, Oreste Lopomo di TG3 Basilicata, Alessandro Boccia di Telenorba, Pino Perciante della Gazzetta del Mezzogiorno e Mario Restaino dell'ANSA. La prima domanda in ordine alfabetico che la facciamo fare a Mario Restaino. Prego. Buonasera Presidente, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a lei, grazie a Donato Pace e a Nino Grasso. Direi che negli ultimi 10 giorni sono successe cose importanti, sono venuti fuori dati importanti. Quasi per fare da ponte tra gli ultimi provvedimenti del Consiglio regionale, cioè l'assestamento di bilancio, e la cosa che mi sembra, e che sicuramente anche lei avrà considerato tale, più importante del fine di luglio, cioè il rapporto Svimez sulla situazione del Mezzogiorno. Certo, i dati che abbiamo sentito sono positivi, ma il rapporto Svimez ci ha detto alcune cose significative sulle quali i giornali si sono concentrati per diverso tempo, e lei avrà sicuramente visto oggi gli articoli di Galli della Loggia sul Corriere della Sera, di Ricolfi sul Sole 24 Ore, che hanno segnato secondo me invece un punto di rottura rispetto alle valutazioni politiche successive al rapporto Svimez. Cioè, secondo me oggi è tornata l'onda antimeridionale, però se possibile su questo ritornerò. Ma il rapporto Svimez che cosa ha detto? Ha detto che, su questo hanno semplificato molto gli organi di informazione, dal 2000 al 2013 ci sono regioni italiane che sono cresciute quasi dal punto di vista del PIL, quasi o in alcuni casi più della Germania, e il Mezzogiorno d'Italia invece nel suo complesso è cresciuto meno della Grecia. Ora, se consideriamo che la Grecia è il Veneto praticamente come PIL complessivo, passi avanti il Mezzogiorno d'Italia molti non ne ha fatti. Lei tra l'altro è reduce dalla riunione del PD, della direzione del PD che si è occupata del Mezzogiorno. In questo quadro è arrivato l'assestamento di bilancio della regione, che, diciamo la verità, questa volta innegabilmente è un assestamento di bilancio che ha salvato la regione. Io almeno ho avuto questa impressione seguendo la sua relazione, seguendo
qui il comunicato del suo ufficio stampa, cioè questa volta la Regione come istituzione è scesa pesantemente in campo per salvare la Regione. E cos'è? La domanda è, tutti i dati che abbiamo sentito sono positivi e sono incoraggianti, ma il quadro di partenza generale, lei condivide la preoccupazione su un mezzogiorno che, come dice la Svimez, rischia il sottosviluppo permanente? Grazie. Innanzitutto io spero si senta, perché da questa parte c'è non molto. Innanzitutto vorrei consegnare al sindaco di Trecchina e a tutta la comunità di Trecchina un saluto affettuoso, con lui e con loro anche ai tanti amministratori che sono intervenuti all'unione dei comuni, qui rappresentata dai sindaci, e ai tanti cittadini da tutte le parti della regione, nonostante il tempo, hanno voluto animare il nostro incontro. Certo, farlo in piazza questa chiacchierata sarebbe stata una cosa molto più suggestiva, però proviamo a renderla proficua. E un ringraziamento voglio anche rivolgere all'assessore Francone, all'assessore Di Berani, al direttore generale Oliva e a tutto lo staff, a Donato Pace, un abbraccio, all'Angelo Vincenzo, a Michele Francese, Pedro Biagio, Cristina, che insomma lavora giorno e notte per accompagnarmi in questa impresa non sempre facile. Io sono molto preoccupato dei dati Svimez. Attenzione, né faccio un'azione di mistificazione. Io contesto l'approccio con cui la Svimez, tanto la Svimez ci consegna queste criticità. Attenzione, ma l'Italia cresce più al nord che al sud. Poteva dopo la crisi straordinaria finanziaria, economica e non solo, l'emergenza sociale che ne è scaturita, poteva l'Italia riprendere da male, lo sta facendo, lo sta dimostrando, i primi segnali ci sono. Ci sono più a nord perché oggettivamente c'è una precondizione, un substrato, come dire, un presupposto maggiore che consente più speditezza nel cercare di recuperare velocità nella ripresa. Io l'ho detto l'altro giorno in direzione nazionale, ma se a mezzogiorno d'Italia, ne parliamo da capire, mancano i presupposti, ma è evidente che i numeri non possono essere gli stessi che si registrano altrove, tantomeno la velocità di ripresa. Poi ci sono tanti sud. Nel mezzogiorno d'Italia noi faremmo bene a dire, senza eccessiva enfasi, che c'è una regione piccola come la nostra, grande sul piano orografico, che oggettivamente, a dispetto di tutte le altre regioni, recupera numeri positivi. Serve a dire abbiamo risolto il problema? No. Serve a dire abbiamo, diciamo, forse imbroccato la strada giusta per una, per quanto graduale, lenta, insomma, progressiva ripresa? Io penso di sì. Allora, l'approccio che anima il mio intervento in direzione, lo ha animato, lo anima normalmente la mia attività di progetto, anche comunicativa oltre che di azione amministrativa. È un approccio che prova a vedere questo bicchiere un po' mezzo pieno, più che vedere sempre il comune mezzo punto. Io, però, insomma, già è difficile e complicato vivere la vita amministrativa. Già è complicato vivere un tempo di transizione politica nel passaggio dalla prima, alla seconda repubblica, alla terza post ideologica, mettiamola così, trovo dei partiti, eccetera. Già è tutto molto complicato. Se noi ci mettiamo anche questa sindrome, insomma, di un abbattimento totale,
Io penso che un paese che ha bisogno di recuperare anche un po' di entusiasmo, di sorriso, di fiducia, ha bisogno di sentire, come dire, vuole anche che chi lo amministra questo paese che lo rinnovi bene. E io penso che bisogna avere un approccio positivo, proattivo, costruttivo, non voglio dire di vano o di malato ottimismo, ma quell'ottimismo giusto, necessario, della voglia di fare, una politica del fare, che deve necessariamente animare tutti quanti noi nella fase più difficile dell'Italia repubblicana. Ecco perché io penso che a te, cioè, non è che scopriamo la campagna con i dati della Svizzera. Proviamo a dire, ci sono buoni esempi, proviamo a dire che passiamo dal fallimento del regionalismo che fai da te ad una maggiore consapevolezza delle regioni, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Proviamo a dire che le regioni sono pronte a rappresentare tutto l'intero, cioè il sentimento di Stato che devono necessariamente rappresentare per 360 gradi. Proviamo a dire che dobbiamo migliorare la capacità di spesa e proviamo a dire che dobbiamo fare cooperazione interregionale sui progetti perché altrimenti non si va da nessuna parte. Chiudo dicendo, la Basilicata va all'esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa un esame. Davanti alla sottosegretaria De Vincenti, alla sua struttura, all'unità di missione, sui fondi strutturali, noi recuperiamo l'82% di spesa e io non dormo, noi non dormiamo la notte per arrivare al 110% di spesa. Certo che se la Calabria si presenta con il 20% di spesa diventa complicato. Certo che se la campagna regista ha notato qualche mese fa, probabilmente un anno fa, la campagna adesso, ma è evidente che diventa complicato. Allora proviamo a dire, al di là delle responsabilità, perché il futuro lo abbracciamo se guardiamo oltre, non è che guardiamo se vediamo la testa volta alle spalle o se decliniamo in maniera parossistica del pessimismo i numeri che non sono positivi. Proviamo a dire che miglioriamo la spesa, la qualità e soprattutto all'interno di una visione, di un indirizzo. E chi ce lo dà questa visione, questo indirizzo, se non la concertazione tra il governo centrale e le regioni? E io penso che il senso della riunione dell'altro giorno a Roma, con Renzi, anche degli interventi che sono succeduti, io penso sia stato questo, che sia stato accolto. Ho invitato i colleghi ad essere telegrafici, cioè il presidente ad essere breve. Scusate, si può parlare in direzione nazionale ai 6 minuti, parliamo del sud, ragazzi. In Basilicata lo stringiamo a 5, da un estremo all'altro, veramente Carlucci della Roma. Buonasera Presidente, buonasera a chi ci sta ascoltando, credo che avrà la pazienza di ascoltarci fino al termine di questo nostro incontro. A proposito della protezione nazionale, a questo le volevo porgere. Io l'ho sentita tutta tramite e mi è parso un po' esagerare la formula che lei ha usato, Presidente, della sindrome della dispensa. È stata praticamente una cosa abbastanza originale nell'espressione e anche ritengo nel contenuto. Devo confessare che quando ho ascoltato questa affermazione mi è ritornato in mente Silvio Berlusconi alla fine della sua esperienza governativa, quando andava in giro e diceva: ma no, la crisi non c'è, la crisi è superata, guardate nei ristoranti quanta gente c'è. Io ritengo che la tristezza c'è, non sia una sindrome, sia una realtà, la tristezza di quanti giovani non hanno ancora occupazione, di quanti imprenditori non possono più lavorare, e così dicendo. Presidente, adesso questa è stata una piccola chiusa, in realtà
già risposto già a un colore interessante. Io volevo rendere un po' più felicitare con questa intervista parlando un po' della giunta regionale, se mi consente, della giunta regionale. Presidente, c'è stato un episodio di manipolazione e c'è stato un acuirsi delle elezioni di mattina, sì. Una acuirsi delle distinzioni all'interno del partito. Mi chiedo, non è che si sarà pentito di aver iniziato il rimbalzo prima delle elezioni di mattina? Anche perché il discorso è molto preciso, il segretario regionale del PD ha parlato di un partito di ubriachi, anche questo secondo me una formula anche un po' pesante. Poi il ribasso ci sarà, sarà più complicato, sarà più difficile, interesserebbe sapere lo spirito, come potrà essere ipotizzato e poi realizzato. Un uomo di speranza, no? Speranza non è proprio speranza, un posto magari nei partiti che compongono la maggioranza di centro-sinistra, così già lì diciamo, e poi ritengo che il Presidente si dovrà comunque riservare una fiducia all'interno dell'esecutivo. Praticamente dovrà ritornare a considerare il cosiddetto metodo Cencelli. Proprio il Presidente Vittella che aveva parlato all'inizio della legislatura di un governo di esperti esterni abbastanza qualificati. La domanda è questa: ce la faremo a riprendere con la politica e ce la faremo a riprendere con l'amministrazione in questa nostra regione che ha tantissimi problemi? Ma io le sto dovuto, ma non le so cercare, nel senso che non sono proprio uno che non conosce ma non le so cercare, lo conosce, o meglio, l'ho anche praticato. Il tema vero è che interpretiamo tutti noi interprete in una fase diversa il ruolo e la funzione che svolge, e io non verrò mai meno alle portato i contenuti, di spirito emotivo e anche di pensiero che ha animato la campagna elettorale del primario. Sono passati 2 anni, non mi sembra di aver mai dato segnali di flessione rispetto a ritualità che a mio giudizio sono passate. Vorrei che qualcuno me lo riconoscesse, perché altrimenti diventa tutto troppo semplice. Più volte sia l'assessore Liberale che l'assessore Franconi sono qui, posso parlare nel rapporto di fiducia, di amicizia e di stima che anima la nostra conoscenza che è datata oltre la nostra collaborazione, sono venuti da me a mettere a disposizione il loro mandato, perché non che sono allievi, loro sono venuti qui a svolgere su mia preghiera, svolge una funzione in un tempo in cui la politica non trovava la sua quadra e abbiamo provato a scegliere il meglio che potevamo per esperienze, per qualità umana, personale e professionale, e stanno dando il massimo che loro possono in un tempo difficile e in una regione difficile. Loro sono pronti, diciamo, per di loro sfonda, diciamo così, perché con Brecht c'è un tempo nel quale la politica deve anche riappropriarsi del suo problema. Mica mi tiro indietro. Io penso, quando sarà, che la giunta deve essere necessariamente inclusiva e che deve provare a tenere insieme le sensibilità che ci sono in Consiglio regionale, a partire sicuramente dal Partito Democratico, ma non finendo il Partito Democratico. Cose impossibili nessuno me ne può chiedere, c'è bisogno che anche le proposte incrocino, diciamo così,
l'esercizio delle prerogative del Presidente, che sono prerogative, dopodiché quando si vorrà in terra, noi proveremo sostanzialmente ad affrontare anche ad aggiornare, diciamo, l'agenda politica in questo senso. Intanto noi continuiamo a lavorare e ad andare avanti facendo le cose, approvando gli atti e mettendo in campo una visione, una seconda fase della regione, un rendiconto e provando a tenere insieme questa nostra regione. Aggiungo e chiudo per essere breve. Io non sto pentito, anzi, bravo e valore aggiunto, esperienza, capacità e qualità. E devo anche dire che la scelta di entrare inizialmente ha avuto un suo significato. Il Partito Democratico vive un momento di grande difficoltà a tutti i livelli, ma io lo devo nascondere. E lo dimostra anche quando, diciamo, non trova una quadra facilmente. C'è bisogno di meravigliarsi, siamo nella fase in cui c'è una scomposizione anche nella rappresentazione geopolitica del Parlamento in Italia. Non c'è da meravigliarsi. È chiaro che noi dovremmo essere, con tanto di sale e di zucchero, bravi e capaci di intercettare il momento giusto, l'opportunità giusta, anche l'equilibrio. Ma l'equilibrio non può essere un esercizio di mediazione eterna. L'esercizio di mediazione eterna urta con un aspetto caratteriale di è proprio l'idiosincrasia, cosa che non ci riesco a mediare per mesi, perché quella è la realtà che non mi appartiene e che non appartiene a questo tempo. Bene, allora osservatorio di Ernesto. Ancora una questione, Presidente, rispetto al focus di questi giorni, l'attività a mezzogiorno, la preparazione di una masterplan per settembre, che avrà quindi protagoniste sicuramente tutte le regioni del mezzogiorno, ma con una centralità, se vogliamo, anche alla Basilicata, in virtù del suo posizionamento, in virtù della designazione Matera del 2019, quindi un protagonismo, un laboratorio di virtuosismo e di capacità di aggregazione anche per le regioni conterne. Ci sono state degli accenni in tal senso anche nei giorni discorsi ed oggi le dichiarazioni del ministro Del Rio, che recentemente è stato proprio a Matera, a cui voi avete consegnato anche una serie di indicazioni di priorità sul piano infrastrutturale. E siccome la cooperazione interistituzionale si fa anche a partire con la collaborazione con le altre regioni, e in questi giorni anche l'intervento della regione Puglia sulle falde, non è solo quello il tema ovviamente, dato la velocità, l'intervento della regione Basilicata in tal senso è stato anche anticipato in qualche giorno rispetto a quello del governatore Emiliano, ma ci sono state rispetto alle dichiarazioni di Berlino oggi delle rassicurazioni in tal senso sull'aspetto infrastrutturale e quindi anche sul cronoprogramma che sarà possibile dare al piano? Sì, sì. Non solo ci sono state le rassicurazioni di Rio, che è un amministratore straordinario, così da compromesso, ma ci sono state le rassicurazioni di Matteo Renzi, che dice proviamo a cimentarci sulla prima della legge di stabilità di novembre, vediamoci nel mese di settembre che iniziamo a lavorare e proviamo a dire quali sono, nell'ambito di una visione, le urgenze, le emergenze, diciamo così, e gli investimenti strategici che noi dovremmo fare. Noi la pensiamo così. Il Mezzogiorno d'Italia è un valore aggiunto dell'Italia e dell'Europa se guarda al Mediterraneo e quindi all'Africa e ai Balcani e anche all'Oriente. Del resto, il raddoppio del canale Suez ci consegna, diciamo così, una domanda e il governo nazionale se ne posta, soprattutto sulla portualità. E se Gioia Tauro o Taranto possono potenziare come nel programma del tempo intercettare una parte di quel, diciamo, traffico commerciale, a nostro giudizio è una grande opportunità per l'Italia e per il Mezzogiorno. Allora noi pensiamo esattamente che la nostra è una terra da piattaforma logistica, come voglio dire. Poi
devi metterci tu tante altre cose, devi, diciamo, sviluppare una serie di asset che noi riteniamo strategici per la nostra. È chiaro che parte dalle infrastrutture, quella è materiale e quella è immateriale. È un po' un senso che l'alta velocità sul ferro si fermi a Salerno, sul Cotai si fermi a Salerno. Devi portarla fino a Reggio Calabria e poi con lo spezzi cittadini, sempre che termino. E Lorenzi mi ha detto l'altro giorno. Mi sembra giusto mettere una freccia rossa sull'altro corridoio. E mi sembra altrettanto corretto pensare ad un doppio di Bari, materia, materia, Bari. L'intesa tra me e Emiliano, tra noi e Emiliano, va esattamente in questa direzione. E quando ci sono impegni precisi del governo centrale e delle regioni anche con l'utilizzo delle proprie risorse, io penso che il risultato è assicurato. Si tratta di accorciare i tempi. Sa, domani pomeriggio, ed è il 10 agosto, noi incontriamo come, diciamo, maggioranza regionale, incontriamo l'ANAS, perché all'ANAS chiediamo esattamente di accelerare sulla progettualità della materia potenza, della materia ferrativa su strada e della potenza media su strada, come due grandi priorità, sapendo che già oggi ANAS ha a disposizione dal governo nazionale qualche decina di milioni di euro per investire in Basilicata e ha a disposizione della regione Basilicata sul fondo FAS più di 20 milioni di euro esattamente per la viabilità. Minore e maggiore, ovviamente ANAS si occupa di quella regione. Sulla minore le province hanno disponibilità economica per poi incrociare anche l'altro tipo di infrastruttura. Ora, c'è la volontà di cooperare, c'è la visione, c'è l'idea, ci sono i soldi, si tratta di accelerare le procedure e noi possiamo agganciare come obiettivo, ce l'hanno data, lei era presente a Matera con il figlio, in Matera non piace. È una battaglia che fa Renzi, che ci dice abbiamo 90 miliardi di euro disponibili rimanenti dalle risorse anche non spese che possono andare fuori parto. Oh, si tratta di capire quanta elasticità ci consegna anche l'Europa rispetto ai fondi e al cofinanziamento e si tratta anche di dire alcune risorse, le nostre, possono andare fuori patto anche perché il patto inteso come prima non c'è più, c'è il pareggio di bilancio e cose diverse. Allora ci sono c'è una congiuntura sicuramente più favorevole rispetto al passato che ha bloccato molte diciamo, delle opere che avevamo immaginato. Lucia Sentino, direttore del Quotidiano. Grazie, buonasera, innanzitutto complimenti al sindaco per questo posto straordinario che comunque scelgo. Di prova di come la Basilicata sia una terra per certi aspetti ancora non conosciuta e che ha bisogno di essere raccontata. Una battuta meglio politica, Presidente, voi annunciate la bella stagione, piove, quindi simbolicamente confido, condivido come filosofia esistenziale l'approccio ottimistico, sono tra quelle che riconosce il suo lavoro notevole, faticabile, quotidiano, eccetera. Ecco, ma proviamo a vedere il cartello su questo dossier che ci avete consegnato, le parole possono essere lette in maniera relativa. E la governance, per esempio, revisione della governance, ma i suoi avversari la chiamano eccessiva gestione politica della pubblica amministrazione. Sfida della coesione, è proprio di oggi, di ieri, il comunicato dell'ANCI che contesta la manovra dell'assestamento di bilancio e anzi fa delle accuse molto gravi sulla discrezionalità dei criteri adottati. Mi cade l'occhio su cose che non sono preoccupata, per esempio la rete della neuropsichiatria.
partecipazione della ricerca di domenica, che insomma, sembra anche un'istituzione fatta per sistemare l'ex assessore regionale. La legge sullo spettacolo, ieri proprio a Torino, ho pubblicato una lettera di alcune associazioni materiali che ne contestavano il profilo. E, insomma, voglio dire, dei risultati sicuramente ci sono, molti sono leggi, sicuramente apprezzabile la legge sui reddito minimo, ecco, però diciamo, il maltempo non manca. Quindi dipende le cose come vanno viste, bicchiere mezzo vuoto, bicchiere mezzo pieno, c'è il bicchiere mezzo pieno, però c'è anche il bicchiere mezzo vuoto. Vogliamo prima citare un po' la domanda. Come la fai fare, diciamo così, non ti viene mai bene. C'è la Corte dei Conti che ci dice che dobbiamo togliere il consiglio di amministrazione. Ci sono i cittadini che ci dicono che dobbiamo ridurre perché c'è troppo spreco nelle aree cariche. Troppi enti, troppi consigli di amministrazione super pagati, c'è mille di più. Bene. Troviamo qualcuno che per caso si trova a fare il presidente della regione e che decide di tre consorzi ne fa uno di commissario. Proviamo a dire che dei tre consorzi, Giovanni correggimi se sbaglio, dei tre consorzi, tutti e tre collaborano, avrete una relazione a breve che vi farà, diciamo così, raddrizzare i capelli, due addirittura vanno in attivo. Solo quello della Valdagna per un deficit strutturale, non mi spiego le ragioni, non ci riesce a andare. Avevamo un consiglio di amministrazione di accordo di campo, società diciamo, sa come era strutturata, che lo sa, c'era quello Trucano e SPA, con un suo consiglio di amministrazione, anche altamente retribuito. Poi un direttore generale, poi arriva una società, una SRL di Acquedotto Lucano, che era quella di progettazione, che ulteriormente diciamo, contribuiva a sua volta. Noi abbiamo deciso di azzerare, abolire l'SRL. Abbiamo deciso di togliere l'Acquedotto abbiamo un amministratore pubblico che riduce il suo compenso, equiparandolo a quello del direttore generale che è il più basso forse d'Italia, non abbiamo nominato un direttore generale e non si sa se si nominerà il direttore generale e stiamo facendo così su tutto, anche sulla società energetica, si passa da un consiglio di amministrazione amministratore e si inducono anche i compensi. Questo per stare alla governance. Poi certo, l'opposizione non è che mi aspetto che mi dica bravo per aver fatto in anni quello che non siamo stati in grado di fare per molti anni. Non me lo aspetto. Dico soltanto che noi ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Poi dico ancora, attenzione, io sono dispiaciuto per le parole usate dal Presidente. Sono dispiaciuto, uno perché l'ANCI insomma, ha sempre dialogato con la Regione anche negli anni passati e sempre trovato risposta a quello che ascolto nella Regione, anche la mia persona, anche l'attuale Presidente della Regione. E abbiamo usato un criterio, attenzione, possibile rispetto ai tempi. I comuni che vanno al bilancio adesso, alcuni sono già andati al bilancio, non avevano la possibilità di attendere una cosa in banda. Sono venuti perché diciamo, il front office del comune e del sindaco e la regione Basilicata oggettivamente e il presidente e i suoi
sette settimane, le ultime settimane, quando poi i comuni devono recuperare le carte, i documenti, le risorse, devono dire dove fare il bilancio, vengono in regione a più di questo e ci vengono a trasferire e a consegnare documentazioni secondo le quali non ci sono le condizioni per chiudere il bilancio. E ci sono tra l'altro, come nel caso di Barile, impedimenti. Non, diciamo così, finora assorbiti, se non in questo assestamento. E proviamo, diciamo, a verificare conti alla mano che non ce la fanno quei comuni perché l'IMU agricola ha determinato un collasso economico, perché nella formulazione del bilancio degli anni è cambiata la struttura stessa del bilancio. Per cui la sindaco faceva la previsione di incasso di ogni urbanizzazione X, salvo poi verificare se quell'incasso poteva reggere le cose di bilancio. Oggi tanto ti entra, tanto ti esce, diventa complicato. Quei nomi che per anni abbiamo, molti hanno inviato, sono tutti aspetti. E io francamente non me la sento di far andare in dissesso, certo, qualche decina di comuni. E là non c'è una scelta politica. Andiamo a vedere anche, diciamo così, la geopolitica dei comuni e ci rendiamo conto che non è così. E non c'è una scelta di cazzo. L'anno scorso abbiamo salvato a Lugliano, abbiamo dato un contributo da Lugliano, o a San Fede, o abbiamo salvato il Ruolo del Monte. All'epoca l'Anci non c'era un criterio. Come è successo? Come è accaduto? È successo qualcosa? Allora anche io, da medico, ho studiato un po' la psicologia, mi rendo conto di cosa accade, e questo approccio non fa per me, per cui io, diciamo, rimando ogni tempo, pari pari, senza se e senza ma. Io penso che questa maggioranza abbia fatto, come mai nella storia della regione, una iniziativa politico-amministrativa da Stato, che punta a salvare una regione nella sua, diciamo così, forma, composizione istituzionale. Ma si può pensare, dottor Pessosini, che il 2014-2020, che inizia settembre-ottobre, noi lo agganciamo avendo 8 comuni in dissesto, 10 comuni in predissesto, la città capoluogo in dissesto, la provincia di Potenza in materia, quindi sesto, 1000 persone dipendenti a casa, e noi abbracciamo la cooperazione interregionale e la cooperazione così. Poi di che cosa ci lamentiamo invece di dire abbiamo fatto una sforza enorme, perché bisognava tenere intera coesa questa nostra grande famiglia, ci si viene a dire i criteri. Perché quando abbiamo dato un contributo straordinario a Potenza di Milano, abbiamo chiesto i criteri, abbiamo dato sul trasporto un contributo straordinario alla città di Matera, non era giusto, abbiamo chiesto i criteri. O ci siamo, diciamo così, avvalsi delle carte, della documentazione, del rapporto diretto che abbiamo con i sindaci, che sono in trincea e ci dicono che noi non ce la facciamo, ce la nostra. Allora, io penso esattamente che tra governanza, approccio istituzionale, poi, se ci sono situazioni che noi non abbiamo avuto in conto, attenzione, nessuno noi è perfetto. Il fuoco amico, Presidente, deve sapere. E se il fuoco amico, ma io il fuoco amico, già va bene. Come si dice? Io sono una porta frangipuoco, come si dice? Dice così, resistente al fuoco. Bene, allora, io capisco, comprendo, ma diciamo già che è così. Non che diciamo, c'è sosso, perdonate, c'è sosso. Non pago lo stipendio dipendente da 10 mesi. Di che cosa non parlo? Non lo paga lo stipendio a quegli dipendenti. Devono andare a casa. Se non avessimo dato i soldi della provincia in Potenza, centinaia di dipendenti dell'agenzia dell'impiego, della formazione, a casa o in mobilità, se ne andranno via. Dovevamo fare questo. Io penso che abbiamo fatto una cosa positiva. Poi sul resto, onestamente, legge sullo spettacolo, Franceschini ci fa i complimenti, qualche concessione,
ci sta bene. Ma voi nel criminalismo, criminalità, non siamo nel criminalismo e criminalità. Ci sono le persone che apprezzano lo sforzo, l'abbiamo fatto in un mese la legge dello spettacolo, mancava da vent'anni. Poi facciamo la libertà, diciamo che sono persone che hanno fatto una cosa positiva. Partecipano, l'abbiamo finanziata, partecipano ormai 10.000 soggetti di prendere. Diciamo che fa tanto parecchio sul patrimonio culturale che diciamo c'era in linea di criminale. Possiamo dire, non dire che ce ne dobbiamo, possiamo dire che sulla neuropsichiatria, anche con la legge fatta, l'autismo ce l'abbiamo a Matera e a Chiaromonte e che partirà bene per fine anni. Non voglio essere ottimista, dico soltanto che io sono un medico. Quando vado diciamo, a stringere la mano di un paziente che è già fortemente preoccupato per la malattia che ha, perché è provato. Se mi presento da lui senza un sorriso e senza un po' di conforto, diventa complicato pensare che quel paziente si rialza, si rialza, si vede camminare. Allora, altra medicina che prevede, e qui questa qua la possiamo somministrare anche un sorriso con un coraggio, penso che sia. Grazie Presidente, grazie all'ufficio stampa e sui collaboratori che stanno con l'inizio per l'invito. Volevo soffermarmi sul tema infrastrutture, soprattutto ferroviarie, tornare un attimo su Matera e poi chiedere un'altra cosa. Qualche giorno mezzo, parlando di direzione, ha parlato di Matera, ha detto che è una storia meravigliosa, che ha fatto straordinario di come è cambiato il prezzo di Basilicata e il prezzo di Sud, poi ha detto certo se poi non ci sia una linea in treno diventa una contraddizione, c'è un treno, una sorta di cimento storico. Abbiamo una grande opportunità, c'è dell'altro, c'è qualche impegno del governo su questa vicenda e poi secondo lei si attuerà quanto contenuto nell'articolo 3 dello Sblocca Italia che classifica la tratta ferroviaria Salerno, Potenza, Taranto come un'opera strategica, secondo lei quando i progetti e quando contenuti? Grazie. Sfera di cristallo non c'è, però su quando? Sulle iniziative e sull'intesa che c'è col governo nazionale per il raddoppio Bari-Matera, Matera-Bari, che c'è dubbio che c'è l'intesa e c'è la possibilità di farlo. E anche, diciamo, velocemente compatibilmente con impegni importanti come questi. Poi è vero, tanta potenza della rete è strategica, ma noi abbiamo chiesto già da subito di mettere di portare lì un'università e di accorgere il tempo di percorrenza per arrivare a 4 ore o qualche minuto per arrivare a Roma. La verità è che c'è anche da questo punto di vista, con del mio, la condivisione nel potenziare anche quella infrastruttura. Una cosa sulla quale noi abbiamo detto con chiarezza che siamo in grado di spendere ulteriori soldi perché ne abbiamo montati già tanti è la terra di Bambino. La famosa incompiuta, perché oggi diventa economista. Ma questi due articoli, oltre alla potenza forte, oggettivamente sono strategici per noi, sul ferro, sul rotaio. Se a questo ci aggiungi un altro pezzo su gomma, noi abbiamo sostanzialmente costruito le condizioni per connettere all'esterno e all'interno la regione basilare. Attenzione, ci sono risorse, anche regionali, che riguardano la spina dorsale della regione, cioè la Basilicata, che ha bisogno di una manutenzione straordinaria, parliamo di 300 milioni di euro, ma abbiamo anche emergenze che ci sollevano anche se 45, che sarà oggetto di intervento. Cioè, stiamo provando a tenere insieme la regione, il completamento, per esempio, della vera materia, della planarica, cioè noi stiamo provando a fare insieme, senza il limbo dei soldi, tra risorse che abbiamo e impegno e dialogo con il governo. Queste grandi infrastrutture non sono molte, del resto lei sa che con Del Rio abbiamo detto quante sono le cose che vogliamo subito. Allora, al tavolo nazionale, prima di mantenere questo, dovremmo mettere in su bianco per avere risorse. Pino Perciante, Gazzetta del Mezzogiorno. Grazie Presidente, buonasera a tutti, grazie Donato Pace, grazie a tutti i collaboratori dell'ufficio stampa.
Io sarò telegrafico, un argomento caldo, solo per le alte temperature del tempo, anche se questa sera siamo abbastanza freschi, come state allo spalle. Le contestano due pesi, due misure per quanto riguarda la questione delle rilevazioni sia in mare, in Unione, che sulla terraferma. Qual è in realtà la posizione della Regione e anche in merito ai vari articoli dello sblocchinato, che sono stati uno bis, per quanto riguarda insomma, questa situazione, la posizione della Regione. Poi, studiando questo report, mi è venuto l'occhio sulla questione della sanità e vorrei farvi un'altra domanda, perché non ho visto, almeno l'ho letto così velocemente, non mi pare che ci sia un riferimento ad un'opera che viene giudicata anch'essa strategica, insomma, che è l'ospedale unico di Lago Negro. Volevo chiedere appunto a che punto siamo, insomma, perché nella zona, io che vivo la zona e faccio un corrispondente da Lago Negro, la gente si chiede, anzi era convinta, che i lavori dovessero partire a breve, comunque in primavera. Quindi non c'è un cambio di posizione.
sul criterio della terra. Abbiamo detto, se il governo nazionale cambia la sua Italia, articolo 38, e inserisce, cioè così, la pianificazione sulle estrazioni e inserisce l'obbligo della concertazione con le regioni, noi possiamo anche non impugnare. E come non abbiamo impugnato noi, non hanno impugnato anche le regioni. Invece altro lo hanno fatto. E abbiamo anche detto, noi oggi nella nostra programmazione dovremmo estrarre 154.000 barili al giorno, dovremmo arrivarci con Corletto, con le altre pozze del 98 e del 2006. Oltre quei pozzi, secondo il nostro parere, non c'è sostenibilità da parte della regione, del nostro territorio. Dopodiché, oltre ad essere così convinto e a diniegare ogni cosa che si è presentata come richiesta di autorizzazione, e a far battaglia e a dire anche in direzione che ha ascoltato il mio decreto, seppure per fece, per un certo punto ho detto un grande piano per il sud sull'efficientamento energetico, provando sostanzialmente a indirizzare le nostre, diciamo così, capacità di tenute e di sostenibilità del territorio su altri mondi. Renzi conosce bene qual è la nostra posizione tema. Poi, se altri vogliono per forza metterci un distintivo diverso, io purtroppo che posso fare, secondo me c'è stata una campagna, diciamo, animata, adatta agli oppositori. Questo va dico per com'è. Poi abbiamo anche detto che proviamo a ottenere risultati importanti, mi sembra che alcuni risultati importanti li abbiamo ottenuti. Non basta, proviamo a intensificare questa faccenda di controllo delle tutele, epidemiologie e via dicendo. Poi signore, io più chiaro di come sono stato, di come sono, non posso essere. Renzi ha stata la mia posizione e io sono, penso, un presidente renziano. Ma non è che per essere renziano devo vedere per forza che di sì. Dico, no, altrimenti in mano, va bene? Non è che si presta una diversa... No, bene. Seconda questione. L'ospedale unico, sono stato... ospedale unico per la punta della Venezia. Io ero consigliere regionale, quando mi opponevo alle facili inaugurazioni. Io inauguro quando sono pronto, perché non ho da prendere in giro nessuno. E dato che il progetto è stato totalmente validato, perché c'è una procedura di validazione, l'assessore ancora non sa, finché non si concludono tutti i procedimenti, io non mi inizio, perché non mi va che poi si fermi e diventi l'ennesima economia. Quando si inizia, io sono interessato, perché questa battaglia l'ho fatta, e lei se lo ricorderà, in tempi insieme ai tempi, diciamo, anche non sospetti e anche delicati per molti aspetti anche politici. L'ospedale unico per adulti si farà secondo le regole. Io non ho bisogno di andare lì a mettere il naso rosso per far vedere che iniziano i trattori quando poco non si procede. Ci va con il nastro rosso quando si inizia e poi si finisce. Punto. Torneremo da dove siamo partiti.
Renzi, in tutto il suo discorso che ha fatto alla direzione del Mezzogiorno, ha detto una cosa che penso sia da approfondire. Il problema, dice, del Sud non è una mancanza di soldi, ma è una mancanza di lavoro. E la politica ovviamente non è una parola a fare. La politica è fatta da persone che fanno la politica. Che si dice? Che c'è anche in Basilicata una difficoltà a decidere, una intervenzione pesante da parte degli enti locali, una ghettizzazione territoriale che impedisce ad esempio al turismo di diventare un elemento forte in tutta la regione, spesso condizionato da quelli che possono essere gli interessi dei singoli comuni rispetto anche alla questione di quelle che sono le risorse. No, io non credo che faccia questo. Ovviamente gli interessi in campo sono molte invece che non c'è da soccorsi e non sono soltanto istituzionali, ma sono anche ben rappresentati da un pezzo della nostra società così come costruita e soprattutto territoriale, che non è che incidono molto nelle dinamiche. Magari incidono in maniera indiretta, ma Renzi dice una cosa vera, lo dice in un'analisi anche molto seria. Negli ultimi 10 anni, abbiamo stato da breve, cioè nell'ultima programmazione, mettiamola così, noi abbiamo avuto, lì fallisce un po' il regionalismo, noi abbiamo avuto le regioni che non hanno dialogato tra loro e hanno pensato, per individualismi sfrenati, di poter sopravvivere a se stesso, ognuno e ogni presidente di poter fare per sé, pensando esattamente che governando, diciamo così, il proprio perimetro territoriale con i fondi strutturali potevano risolvere il problema dello sviluppo. Non era così e non è così. Poi abbiamo avuto, c'è anche una volta il concetto di macro regione complementare, che invece non è. Ma la verità è che noi arriviamo come quando si trova da metro, sempre quando siamo sostanzialmente alle ultime ore di vita. Perché noi parliamo, cioè, del golfo interno e del golfo in quel caso, ne parliamo da anni. Qualche modo, non voglio dirlo perché insomma, fuori il microfono di un familiare sarebbe. Parlo del golfo di Policastro da 15 anni, per dire. Io sono stato assessore del Comitato Produttivo, ho siglato io un accordo quadro con la Puglia regolare per il golfo di Taranto, ma io ho rincorso i due presidenti della regione, i due predecessori degli attuali, scoperiti da un altro e poi da un altro. Io ho rincorso per firmare quell'accordo quadro perché non erano mai disponibili. Io mi sono iniziato a fare, io ho chiamato per dire vengo da voi, vediamoci, proviamo, facciamo una conferenza, né una risposta. E allora mi dico, ma la battaglia sulla capacità, se avremmo giocato, è una battaglia di oggi o si poteva fare 10 anni fa? Questa, la politica dove sta? Nazionale e regionale, dove sta? Integrati nazionali c'erano anche loro, i POM c'erano anche loro. Io penso che poi ci sono anche altri fattori determinanti che hanno inciso sulla mancanza di una maggiore, una migliore coesione interistituzionale. Perché questa è stata la terra anche delle devianze, è stata la terra, diciamo così, anche di una politica non sempre illuminata, di una politica che non sempre ha fatto dell'etica delle istituzioni un valore normale e giusto, diciamo così. Io penso che ci sono stati più fattori che hanno determinato, diciamo così, questa mancanza, diciamo, di sviluppo di questa società. E quando Renzi dice più politica, attenzione, non ci mettiamo a fare protagonismi degli inutili. Ognuno sa cosa pensa di potersi mettere la medaglietta ed essere il primo della classe. Ci si mette insieme e su 5 anni
dialoghiamo spesso con i sindaci, perché non, diciamo così, non c'è più il tempo delle vacche grasse. Quello che abbiamo fatto in assestamento di bilancio è irripetibile. Noi facciamo una norma nell'assestamento, diciamo, cari sindaci, vi premiamo sui fondi strutturali se siete in grado di chiudere i bilanci senza ricorrere a finanza altrui, di altrui soggetti istituzionali, con il pregio. Vi premiamo se voi vi mettete insieme questa cosa, cioè, come hanno fatto. Cioè proviamo a dire, non è più il tempo in cui tutti possono fare tutto. Ci sono vocazioni e questo vale per l'Italia e nelle regioni e nelle regioni per i comuni. E dunque Maratea non avrà la finalità, per capirci. E Melfi non avrà mai. È un esempio, cioè, semplicissimo per rendere l'idea. E su questa lunghezza d'onda, direttore, che noi dobbiamo sintonizzarci con il governo nazionale, le risorse tra FESE, FEAS, FSE e Fondo per le aree sottosviluppate, diciamo, FSC, di sviluppo e coesione, più i fondi che possono ancora recuperare il governo nazionale, noi li abbiamo bisogno per i grandi investimenti. Dobbiamo accelerare la spesa dopo averla concentrata su assi strategici. Questo dobbiamo fare. Abbiamo impiegato 40 anni. Non serve adesso ripeterci, adesso serve farlo. E quindi Renzi ci scrive, dice, niente di amnistia, andiamo avanti, sentiamoci al Palazzo Chigi e concertiamo. Basta che zero chiacchiere. Zero chiacchiere. Ecco che hanno messo più decisionisti. Poi il decisionismo è continuo la festa della pazienza. Qualcuno sono per te. Presidente, concludiamo con un paio di domande che anche la raccolta di diretta dalla linea. Ne sono arrivate molte, diciamo che le risposte ci sono già state in questi interventi, per cui ne abbiamo selezionate due. La prima, come mettere a sistema le risorse naturali, acqua, sole, vento e fossili attorno a forte e unica utility regionale? E l'altra, a settembre i ragazzi che si sono diplomati in massa andranno a studiare fuori regione, quasi tutti non torneranno in Basilicata, perché qui fatta eccezione per la Fiat di lavoro non c'è più traccia da anni. Che facciamo? Come facciamo per tornare a innamorare della loro terra? Penso su due convegni, sono due domande. No, sono molto complesse, però mettiamo la cosa. Noi abbiamo intenzione di forzare moltissimo la mano sull'utilizzo, sullo sfruttamento in positivo, e in termini in positivo, della risorsa acqua. Noi abbiamo 1 miliardo di metri cubi d'acqua nella Sardegna, 14 tra i più grandi invasi d'Europa. Abbiamo l'altro giorno discusso con un dirigente e a settembre si è presentato per superare il vecchio commissariamento Evri da qui a un tempo dato, riorganizzare la governance e tra grandi invasi che raccolgono l'acqua e, diciamo, distribuzione fino all'utilizzatore finale, che è il cittadino, abbiamo bisogno di costruire una rete che non perde il suo 50%, una sostenibilità energetica, perché oggi noi per sollevare l'acqua spendiamo 18 milioni di euro l'anno, tutti i soldi sottratti, diciamo così, a politiche di sviluppo. E dobbiamo inevitabilmente mettere in campo azioni anche qui con il governo nazionale, con la vicina regione Puglia, di concertazione, perché la Puglia beve per il 60% l'acqua locale e la tariffa del grosso viene mediata, costruita attraverso una interlocuzione del più grande produttore, che è la Basilicata, con le regioni Campania, Puglia, del distretto meridionale di Taranto e il governo centrale. Quindi, grande messa a valore della risorsa acqua.
e una grande campagna sull'efficientamento energetico e risparmio del consumo di energia per cittadini privati, imprenditori, pubbliche amministrazioni, dagli ospedali alle scuole, area industriale. Lo vogliamo fare non utilizzando il fossile, dal fossile, ci ritorno con questo spirito, quindi dal petrolio, oltre quello che vediamo, non possiamo andare. Per quello che diamo, noi abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto, finalmente dopo 15 o 18 anni, abbiamo chiesto. Anche qui, microgenerazione diffusa, siamo e stiamo partendo, siamo in Italia, mettiamo, con il piano di monitoraggio delle acque, piano di tutela, perché la microgenerazione diffusa sta sul mini-idro, mini-aero, sta sull'utilizzo attraverso le turbine delle piccole condotte, tutte cose che devono essere compatibili con il minimo vitale che deve consentire i corsi d'acqua, una capacità di sostenibilità ambientale, e abbiamo bisogno anche di stare non all'investimento selvaggio dell'eolico macro, ma piccole cose, diciamo così, che possono rendere anche molto potente di produzione di energia e di riduzione. Sull'altra questione, attenzione, parte il fatto che molti giovani potrebbero studiare il Basilicato per fare una base sul Basilicato, perché noi portiamo fuori 16 milioni di euro. Non voglio dire questo perché sono domani, cioè, non vorrei che titolassi, però noi portiamo fuori 16 milioni di euro anche per far portare, abbiamo noi. Poi dobbiamo rendere più accessibili, accoglienti, i servizi migliorati. Senti, questioni sul tema dell'università. Però potremmo anche dire, attenzione, la Basilicata non è vero che non sta producendo opportunità. Sulla cultura, sulla creatività, sul design, sta producendo occupazione. Non è vero che non sta facendo. E sta anche creando le condizioni perché oggettivamente tutta insieme i soldati di presenze che si stanno moltiplicando a vista d'occhio in Basilicata. Sapete quando è aumentato, diciamo così, il numero delle presenze in Basilicata sul turismo? Non solo sul turismo, oltre il 30%. Di questo 30%, il 20% sta sul turismo, il resto si spalla. Ma io mi chiedo, perché su questo settore non si può costruire sostanzialmente occupazione? Sulle start-up, come abbiamo visto, non si può costruire occupazione. Possiamo dire ai nostri giovani che il pubblico purtroppo ha sempre meno possibilità, però tutto molto si ripiega sull'autoimpresa, sull'autoimprenditorialità, sull'utilizzo delle risorse europee anche per questo. Possiamo dire che in agricoltura abbiamo fatto centinaia di nuove assunzioni di altre imprese. Possiamo dire che abbiamo fondi di sviluppo esattamente incentivano l'inizio di attività in agricoltura. O dobbiamo meravigliarci. Io penso che ci sono anche frontiere nuove con nuovi profili lavorativi, occupazionali che vanno a esplorare. Ma noi possiamo essere tutti come eravamo un tempo. Allora, noi dobbiamo provare a mettere a disposizione dei giovani che vanno via, che fanno bene anche specializzarsi, conoscere le lingue, gli strumenti per poter tornare, ma c'è una terra che è accogliente, a pace, che non è soltanto domani. Diciamo così, ha la voglia di tornare a sorridere, ha una dimensione anche più umana, voglio dire, che consente, diciamo così, di sviluppare energie, creatività, anche innovazione, che vuole sostanzialmente, insomma, non rinunciare al proprio futuro. Io penso che ai giovani dobbiamo offrire questo. E questa occasione io voglio cogliere in conclusione anche, insomma, l'occasione per ringraziare tutti, nessuno escluso, perché loro svolgono una funzione delicatissima.
ci stimolano, ci sferzano, ci aiutano anche a tenere, così, una comunicazione, un'informazione corretta, pulita, insomma, un contatto con i cittadini in un tempo difficile. Attenzione. Diceva Bertoni qualche settimana fa su un'età che la coscienza critica si innerva sulla velocità della rete e con un clic demolisce, con un clic costruisce. La comunicazione fatta attraverso la televisione, attraverso la carta stampata, è una comunicazione di profondità e di approfondimento. E allora io sono molto grato per questa occasione e a coloro che sono qui, tanti di coloro che lavorano, che vedo, perché quotidianamente c'è una interruzione, quotidianamente c'è, a volte anche c'è qualche università, perché è giusto che sia così. Però c'è un grande rispetto per me. Io non mi sono mai permesso, diciamo così, di entrare mai con questo permesso, gamba testa, mai mi sono permesso di dire mai. E non mi sono mai sottratto, e mai lo farò, anche domande le più scomode. Forse questa sera mi aspettavo qualche numero, forse in cosa, se qualche numero vuole fare, io sono pronto, lo sapevo. E però dico, per rispondere giù alle domande, Angelo, che le condizioni ci sono tutte per poter agganciarle e realizzarle. Abbiamo bisogno di tanto lavoro, quello che inizia alle 7 di mattina e finisce una di notte, anche la domenica. E quel lavoro va fatto con il concerto, va socializzato con i corpi intermedi, con i grandi comunicatori, con gli imprenditori, e con una virtualità diversa, cioè con una modalità diversa dal passato. Più c'è velocità, più decisione sono, perché il tempo è una variabile, lo abbiamo compreso. Straordinariamente. Ci sono due domande piccanti che... a chiarire le situazioni, non credo che ci siano attorno. Il popolo bulgaro guarda con profonda attenzione quello che sta accadendo nel potere, perché sa che soltanto con un D forte, unito, si possono realizzare tutte quelle cose che il presidente ha egregiamente fatto. Se nel potere vanno come i cattolici, difficilmente si pensa in avanti. Noi nel partito lucano abbiamo due grosse correnti, ancora una cosa lunga, e poi c'è qualche cancello. Questo contribuisce a rendere molto difficile il discorso, anche della porta. Io mi domando e dico, il governatore di terra, al limite, come giudicherebbe una scissione in questo partito litigioso che non va avanti, che frena, che crea grossi problemi? Certo che sarebbe la soluzione estrema, però è un'ipotesi. Sì. Però io rispondo a lei, che se scissione ci sarà nazionalmente, diventa complicato pensare così. Ovviamente nessuno di noi. Polino l'ha già annunciato. Vincenzo è sull'uscio, diciamo così, da quando lo conosco, nel senso che non ha mai fatto mistero che fosse questo il suo partito, che dovesse sempre aprire un profondo rispetto, però insomma bisogna essere sempre lineari con se stessi. Se uno vuole andare via, va bene, se uno vuole rimanere, rimane a combattere, mettersi sull'uscio o sulla ventina non serve per niente. La dico con sincerità, per rispetto che ho, ovviamente, per parlamentare, mi tengo ancora del mio partito, che ha animato il dibattito politico e non solo, per circa 30 anni, giustamente anche per una cosa così difficile.
se nazionalmente io non so che cosa accadrà a livello nazionale, io sostengo che o le posizioni quelle un po' più estreme prendono consapevolezza che quel tempo nel rispetto di quella cultura è terminato, oppure non possono difficilmente coesistere. Ma la dico con sincerità e anche con dispiacere, lo dico nazionalmente. C'è un pezzo, volete, in Basilicata, in qualche assemblea, noi abbiamo all'interno del PD due missioni di partito diverse. È sotto gli occhi di tutti. Ora, nazionalmente, cioè continuare a farci, cioè, la guerra tutti i giorni, adesso sull'Italia, come ieri sulla scuola, dopo domani su un'altra questione, diventa complicato. Allora, o stiamo alle regole, c'è una maggioranza, una minoranza, e la minoranza accetta, riconosce una maggioranza, o se questo non c'è e si produce puntualmente, per quanto minoranza, in un voto contrario, in un'astensione, in una fuoriuscita dal Parlamento, all'altro Parlamento del voto, signori, di che parliamo? Ognuno deve essere conseguenziale delle scelte che fa, secondo il mio punto di vista. Io non lo conosco, però chi è portatore, insomma, di una cultura che ha dato tanto in Italia, è un po' quello un po' più di sinistra, da legnare per dire oggi. Io di quella cultura che ho conosciuto e che rispetto, continuo a nutrire il rispetto. Grazie a tutti.